Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo video. Stamattina ho deciso di registrare un vlog mattutino qui a casa. È sabato, stasera dovrò andare a lavoro e tante volte me lo chiedete, lavoro in un centro commerciale, quindi ho sempre gli orari un po' sballati, diciamo così, e non ho un orario fisso, quindi lavoro il mattino, lavoro il pomeriggio, lavoro la sera, dipende un po'. Dipende un po', insomma, e quindi stasera vado a lavoro, però stamattina e questo primo pomeriggio è la giornata libera. Io ho deciso di filmare perché mi sono resa conto di avere la casa che è un totale disordine, nonostante il video che è uscito la settimana scorsa sul canale, dove faccio vedere come tenere ordinata la casa, sembra un po' un controsenso, però oggi è davvero disordinata perché ieri ho dovuto registrare dei video, ho qua nello shopping natalizio, ma ho ancora tutto nei sacchetti perché voglio farvi vedere cosa ho comprato e magari domani faccio registro un altro vlog così decoriamo un po' insieme la casa per Natale, o comunque inizio a decorare qualcosina e volevo farlo insieme a voi. Ho un po' di pacchi che anche in quel caso mi sono arrivati in queste settimane e volevo farvi vedere, quindi ho accumulato qua tutto e c'è un totale disastro. Ma prima di riordinare un po' questo casino, perché guardate alle mie spalle un po' la situazione, ho dovuto anche spostare la scrivania, anche cabina armadio, ci sono un po' di vestiti da sistemare. Perché a volte mi capita di ricevere dei commenti del tipo: metti così i vestiti in disordine soltanto per fare il video. Ho ricevuto un commento del genere. Io avevo detto: ma che senso ha disordinare per fare il video? Cioè, è davvero così? Infatti, adesso vi faccio vedere com'è attualmente la cabina armadio. Questa è la cabina al momento. Ok, non c'è super 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 disordine, però comunque non è neanche perfettamente in ordine. Ieri, appunto, avendo registrato dei video, ho dovuto fare dei cambi look e alla fine ho buttato tutte le cose così e non le ho più sistemate perché poi mi sono messa all'editing e non ho avuto tempo per fare altro. Quindi, insomma, non è che tengo in disordine soltanto per fare i video. Comunque, se sentite un po' di casino, è Ste che è su di sopra che sta giocando alla play. E tra l'altro mi vedete ancora completamente struccata perché ci siamo svegliati da poco. Che ore sono? È tardissimo e quasi mi vergogno. Sono le 12:45. Abbiamo dormito parecchio stamattina. Abbiamo fatto colazione circa una quarantina di minuti fa. E infatti ho il tab della sala pranzo, che è un casino, quindi vi faccio vedere anche questo come adesso. E poi insieme andiamo a sistemare. Però prima di quello voglio andare in bagno a truccarmi, così mi preparo e dopo vado a riordinare la casa. Questo è il tavolo come si presenta stamattina. Abbiamo fatto colazione, ci sono insomma i biscotti da mettere via, le tazze della colazione e poi ho portato qui il computer perché fino a pochi giorni fa non avevo ancora acceso il riscaldamento a pavimento, quindi avendo qui comoda comoda la stufa, questa zona della casa resta molto calda, avevo spostato il computer lì e alla fine in questi giorni l'ho lasciato qui, non l'ho più portato nel mio studio, anche perché il mio studio, ragazzi, è messo davvero malissimo. Andiamo a spiare, vediamo cosa sta facendo Gioia e Ste, che sono belli comodi qui sul palco. Tra l'altro qui sopra dovete sapere che tenendo la stufa a pellet accesa fa caldissimo, davvero caldissimo, si sta fin troppo bene. No vabbè Gioia, dove sei? Ma dove sei? Cosa fai lì sul cuscino? È bella comoda sui cuscini del divano. E qualcun altro invece sta giocando alla play, cos'è, FIFA? Ok, ciao. Eccola qui la piccola, si è messa sul cuscino. Ma lo vuoi dire alle ragazze qual è la novità? Ancora qui su YouTube non l'abbiamo detta. La vuoi raccontare te? La news di alle ragazze che fra pochi mesi diventerai una sorella maggiore. Ebbene sì, abbiamo deciso di prendere una nuova cagnolina per fare compagnia a questa piccoletta. E quindi diventerà una sorella maggiore. Sono arrivata in bagno, quindi il momento skincare. Ho già lavato il viso, quindi adesso passo al tonico. Sapete che lo utilizzo sempre dopo essermi lavata il viso con il detergente. E poi vado ad utilizzare queste nuove creme che sto provando da diversi giorni e mi piacciono tantissimo. Sono di Olaz. Questo è un siero intensivo adatto anche per il collo e per il décolleté. La crema contorno occhi mi piace tantissimo. E poi utilizzo lei, che è la crema Regenerist, è una crema da giorno molto nutriente che è perfetta anche come base per il trucco ed è indicata per tutti i tipi di pelle. Questi prodotti davvero mi stanno piacendo molto, quindi skincare prima di passare al make-up. Stamattina non faccio la maschera perché è già tardi. Di solito la maschera la faccio sempre durante la settimana perché nel weekend, quando c'è a casa Ste, siamo un attimo più lente a fare qualsiasi cosa e quindi di solito non faccio la maschera, quindi neanche oggi ovviamente la andrò a fare. Siero,
Tra l'altro questo siero è un profumo molto piacevole, poi lascia la pelle super morbida, bella liscia già alla prima applicazione. Cioè ogni volta che metto questo siero sento la mia pelle subito più morbida. Crema contorno occhi per me è fondamentale, specialmente in questo periodo. Vado ad idratare ancora di più questa zona che tende a essere molto secca. Ultimo step, la crema. Questi passaggi per me sono fondamentali. Posso rinunciare alla maschera, perché comunque non la faccio tutti i giorni, però la crema da giorno, il siero e la crema contorno occhi assolutamente non possono mai mancare. Fatemi sapere qual è la vostra skincare routine super veloce. Non so se dalla videocamera rende, ma la pelle è molto più luminosa dopo l'applicazione di questi prodotti. Adesso vado a fare un trucco veloce e noi ci vediamo dopo. Ho finito di truccarmi, stavo iniziando a sistemare il bagno perché mi sono resa conto che c'è lo specchio molto zozzo, pieno di ditate, quindi da pulire decisamente. E credevo di star registrando, invece la telecamera non ha filmato nulla, quindi riprendo da dove ho interrotto. Bagno perfettamente ordinato, che bella soddisfazione. Adesso vado a riordinare velocemente tutti i vestiti che ci sono qui in giro. Questo maglione ad esempio, ancora l'etichetta, l'ho tolto ieri perché lo volevo provare, alla fine ho messo un altro maglione bianco e questo mi è rimasto in giro. Tra l'altro appunto è ancora nuovo perché l'ho preso ma non l'ho ancora messo, o forse me l'avevano mandato, adesso non ricordo. Abbiamo finito di sistemare tutta la cucina per bene e la sala da pranzo. Adesso andiamo a portare Gioia a fare una passeggiata. Ho preparato il suo cappottino perché adesso inizia a fare freddo, quindi le metto il cappottino quando usciamo e ovviamente il guinzaglio. Tra l'altro con il cappottino la pettorina che usa di solito non le va perché non le si chiude, quindi dovremo prenderne una un pochettino più grande e al momento la sto sostituendo con questa che non mi piace molto, però vabbè, per portarla a fare la passeggiata va più che bene. Andiamo? Dai, vieni, mettiti il cappottino. Guarda qua cosa ho preparato. Cosa ho preparato qui? Lo riconosci? Dai, vieni. Lei ama andare, però quando deve mettere il cappottino si irrigidisce tutta, perché secondo me non le piace molto, però poi quando è fuori fa molto freddo, quindi bisogna proteggere questo pancino, vero? Da tutto questo freddo. Immobilizzata. Pettorina. Allora, non sbagliamo a metterla. Dov'è? È giusto che è così. Sì. Mi confondo ogni volta. Un po' largo. Guarda come è molto largo. Secondo me è il contrario. O è così? È il contrario. Perché? È il contrario perché c'è il nome al contrario qua scritto. Quindi va messo così. Comunque voglio mettere questa pettorina, non mi piace proprio perché si paralizza sempre. Ok. Voilà.
Pronta, andiamo? Vuoi uscire, amore? Vuoi uscire? Tre, andiamo? Di solito, quando gli diciamo andiamo, vuoi uscire, inizia a baiare come una matta. Però quando ha la pettolina, sentite, piange. Comunque, ogni volta che porto Gioia, solitamente esco con look impresentabili, perché sotto ho lasciato la felpa da casa e sopra ho messo il cappotto, quindi sempre così. Se mi vede qualcuno mi prende per pazza, perché sono sempre vestita tipo sopra magari carina e sotto ho tipo il pigiama, la tuta. Vabbè, penso di non essere l'unica. Siamo rientrati dalla passeggiata, adesso facciamo il pranzo. Oggi mangiamo gli involtini di pollo con la polenta fatta ai ferri, la facciamo in realtà semplicemente qui sulla piastra. Vuoi biscotti? Vuoi biscotti? Li vado a prendere così li mangi? Ovviamente anche per te è arrivato il momento della pappa, vero? Vero amore? Vado a prenderli, non ce li ho ancora, adesso li vado a prendere. Vuoi? Che buono! Uno e due, bravissima! Il pranzo è servito, c'è un profumino buonissimo e abbiamo strafame perché sono tipo le 2:30, quindi abbiamo davvero tanta fame. E mentre mangiamo abbiamo preso l'abitudine di guardare Netflix e adesso stiamo guardando Vis-a-Vis, siamo soltanto all'inizio, tipo la quarta puntata, ma ci sta piacendo tantissimo. Se non l'avete ancora vista, provatela, provate a iniziarla perché è davvero molto bella, a noi sta piacendo molto. Siamo soltanto all'inizio, però ci sta incuriosendo tanto. Adesso pranziamo e ci vediamo dopo. Abbiamo finito di mangiare e siamo già andati a riordinare tutta la cucina e la sala da pranzo. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente. Dopo aver cenato, pranzato, è assolutamente d'obbligo riordinare subito la cucina, così da poter avere la casa super in ordine. Adesso ho detto un fascio super luminoso qui dietro, non so perché, anche perché in realtà c'è un sacco di buio. Oggi c'è una giornata grigissima e ho dovuto accendere le luci perché questo angolino della sala da pranzo resta un po' buio quando fuori c'è brutto tempo. Comunque fra poco devo andare a lavoro, però ho ancora una mezz'oretta comoda prima di partire, quindi voglio farvi vedere un pacchettino che mi è arrivato l'altro giorno con prodotti di make up. Non so se qui su YouTube alla fine vi ho fatto vedere la stufa accesa completata. Per il momento abbiamo deciso di non mettere nessun ripiano qui, al momento è ancora semplicemente cartongesso, è un po' delicato perché comunque appoggiandoci sopra le cose un pochettino si sporca, però devo dire che mi piace anche così, quindi al momento, visto che siamo ancora un attimo indecisi su cosa fare, l'abbiamo lasciato così, che comunque ci piace. E questa è la meravigliosa stufa accesa, fa davvero un sacco di caldo, cioè quando l'accendiamo la casa si scalda in mezz'oretta. Ultimamente, in questi ultimi giorni, sta facendo molto freddo e quindi l'accendiamo praticamente tutto il giorno, meglio se siamo in casa va tutto il giorno, ovviamente se non ci siamo non la faccio andare per niente. E un'altra cosa a cui dobbiamo prestare attenzione, perché al momento ci è capitato soltanto una volta di lasciarla accesa, cioè stava andando, noi eravamo qui a casa ma era finito il pellet, o forse no, forse non eravamo a casa, l'avevamo lasciata accesa perché se dovevo andare via e io dopo poco tornavo, quindi non l'abbiamo spenta e sono arrivata a casa e praticamente non stava funzionando perché era finito il pellet. Il serbatoio è molto grande, ci sta quasi un sacco da 15 kg, quindi è davvero super capiente, però un giorno ci siamo ritrovati senza pellet e quindi la stufa si è spenta. Comunque, detto questo, piccola parentesi su questa stufa che ci sta piacendo tantissimo e soprattutto scalda molto la casa, quindi se siete alla ricerca, questa è una stufa che vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione, specialmente se vi piace questo stile moderno, minimal,
è davvero ottima. Detto questo, vi faccio un piccolo unboxing di questo nuovo brand Wake Up Cosmetics. Si tratta di un nuovo brand che, tra l'altro, è un negozio che è aperto a Milano, se non sbaglio, da poco. Vende prodotti di make up a basso prezzo, quindi comunque prodotti low cost che non ho mai provato ancora, non questi qua che mi hanno mandato, non ho avuto modo di testarli perché volevo farveli vedere per bene. Dopo magari in questi giorni vado sicuramente a provare qualcosa. Mi sono messa qui bella comoda e vado abbastanza veloce anche perché non ho molto tempo. Ci sono un pochettino di prodottini che sono già andata però a sbirciare. Partiamo dal pennello, tra l'altro molto carino perché al manico è azzurro pastello. Questo è un pennello per applicare il blush e lo trovo davvero molto carino. Poi ci sono due smalti, in realtà sulle unghie ho il gel, però ai piedi metto ovviamente lo smalto semplice. Questo colore rosa cipria, bellissimo, tra l'altro molto simile al colore che ho sulle unghie adesso delle mani. Lo voglio assolutamente provare. E poi c'è questo che invece è un bordeaux, un colore decisamente autunnale, perfetto per questa stagione. Anche questo colore comunque sulle mani e sui piedi mi piace molto, quindi li proverò sicuramente. Poi qui abbiamo un bronzer terracotta mosaico. Il pack è questo, tutto azzurro pastello, proprio come il pennello. E questo è il bronzer, non so se riuscite a vedere qualcosa. È molto particolare perché ci sono diverse colorazioni e c'è anche una parte satinata. Infatti qua dice offre una lucentezza naturale in una sola passata, e che è comunque bellissimo. Poi facciamo che tiro fuori tutto, così facciamo prima. Poi abbiamo una mini palette per occhi, ed è davvero mini, sui colori naturali, sul marrone, sui toni del marrone che utilizzo molto, lo sapete. Ed è piccolissima, perfetta da portare in viaggio e da tenere in borsetta, minuscola davvero. Poi ci sono due rossetti, la confezione è molto bella, oro rosa lucido. Questo è il numero 09, un color mattone, questi colori mi piacciono molto in questo periodo. E poi questo che è il numero 4, il color prugna, un rosso scuro, questo secondo me è perfetto anche per le feste natalizie. E poi ci sono questi ultimi due prodotti, una è una matita per occhi, se non ricordo male, sì, eccola qui, anche questa matita è molto bella con il tappo oro rosa come i rossetti, è una matita colorata, una matita che solitamente come colore non utilizzo, infatti è un azzurro turchese molto acceso, però sicuramente la voglio provare. E l'ultimo prodotto invece è un lip gloss nella colorazione numero 2, eccolo qui, un color mattone anche questo. Questo adesso lo provo perché sono curiosa. Anche un buon profumo di lip gloss. Solitamente non amo molto utilizzare il lip gloss perché lasciano le labbra un pochettino appiccicose, quindi preferisco un rossetto liquido, un burro cacao. Non amo molto i lip gloss, però adesso questo lo provo prima di andare a lavoro. Ma si è fatta ora, sì, devo praticamente andare fra pochissimo, quindi mi preparo e noi ci vediamo se riesco a filmare qualcosa stasera. Tornerò a casa tardi perché arriverò circa per le 9:30, quindi semmai ci vediamo dopo. Ed eccomi tornata a casa, ho tantissima fame stasera, sono passata a prendere le pizze, abbiamo preso una pizza gigante con le patatine e il prosciutto, le abbiamo messe un attimo in forno a scaldare 2 minuti perché a me piace la pizza bella bella calda. Cosa stai facendo? C'è Ste che sta già mangiando una fetta di pizza, io ho troppa fame. Gioia è qui sulla sua, non mi sta venendo il nome, sulla sua cuccia. E adesso che ha visto la pizza vuole mangiare anche lei, mi sembra giusto. Comunque abbiamo preso questa pizza che è un tagliere, in realtà sarebbe un tagliere, una pizza familiare, però la mangiamo in due, più un'altra
pizza normale, perché la mangiamo quasi tutta, abbiamo sempre molta fame la sera, specialmente e quando torno da lavoro arrivo super affamata. Comunque questa con le patatine fritte con il prosciutto cotto, mentre questa qui l'abbiamo presa con lo speck e il brie, e l'altra è in frigorifero, vabbè, ok, ho decisamente fame, e l'altra è in forno a scaldare. La pizza comunque è troppo buona, almeno una volta a settimana per noi è d'obbligo. Abbiamo finito di cenare, c'è qui Gioia, guardate un po' cosa ha portato in casa, un sasso. Ebbene, se hai portato in casa il sasso, cosa fai con questo? Comunque siamo venuti qui sul soppalco, adesso guardiamo un film, ci rilassiamo un'oretta e mezza qui sul divano guardando un filmettino, visto che domani giorno di riposo, non lavoro, ed è un sacco di tempo che non lavoro la domenica, quindi voglio proprio godermi sia questo sabato sera che domani al 100%. Detto questo, direi di chiudere qui il vlog, spero di avervi tenuto compagnia oggi. Ho improvvisato un po' questo video, non era in programma, però ho deciso di filmarlo, quindi spero di avervi tenuto compagnia. Mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!